In questa zona vediamo, ecco, e notiamo tante cose che non vanno. Intanto, ecco, la sede della carreggiata stradale è stretta e quella è una statale. Arrivano le macchine in velocità. L'esigenza di avere un corridoio pedonale e anche l'esigenza estetica, perché chi arriva da fuori trova questo brutto biglietto da visita. Ma sono tutte esigenze manifestate, necessarie e sono anche dei diritti che appartengono ai cittadini che abitano in questa zona di Canicattì, in questo agglomerato urbano. Cittadini residenti, cittadini che pagano le tasse, cittadini che hanno gli immobili che insistono in questa zona. E fra tutti il primo problema da evidenziare è quello della sicurezza e della incolumità. Qua non è possibile che per anche avvicinarsi al paese o nella scuola Acqua Nuova c'è il rischio della sicurezza perché manca un passaggio pedonale, manca il marciapiede che garantisce appunto la sicurezza dei cittadini. Chiaramente poi è l'ingresso della città e quindi sarebbe anche opportuno un decoro per dare, diciamo, un biglietto di visita presentabile anche dal punto di vista estetico della città. Ma quello che noi vogliamo evidenziare in primo luogo è la sicurezza dei cittadini onesti di questo quartiere, i quali praticamente si devono preoccupare di scendere da casa e sono costretti a prendere i loro mezzi e le loro macchine perché manca appunto il marciapiede. E allora, ascoltando le loro giuste lamentele, ascoltando i loro giusti diritti, le loro giuste esigenze, abbiamo pensato opportuno di evidenziare in maniera appunto importante questa problematica. Ecco, sapete, vi rivolgete al prefetto, all'ANAS, ma anche all'amministrazione comunale, che può dire: noi non siamo competenti, però ecco, la competenza qui va a farsi benedire per quando c'è e quando si tratta della sicurezza dei cittadini. Quantomeno una sollecitazione, un intervento potrebbe essere anche proposto a chi è competente. Intanto noi stiamo appunto lanciando una petizione online della quale ora daremo comunicazione perché raccoglieremo appunto queste firme che sono delle firme che si applicano online, quindi molto semplice. È una petizione rivolta al direttore dell'ANAS regionale e compartimentale, al sindaco e al prefetto per conoscenza. Qua occorre la sensibilità di tutte le istituzioni. Non c'è dubbio che qua insiste una strada statale, la 410, però ormai è di collegamento all'interno del perimetro urbano e sicuramente nelle interlocuzioni che un sindaco ha con l'ANAS deve evidenziare in primo luogo questo gravissimo problema. Della realizzazione di questa marciapiede che è fondamentale, ripeto, per dare sicurezza alla incolumità delle persone. Non è possibile nel 2020 ancora che ci siano dei centri urbani come questo, riconosciuti e diciamo, dove abitano centinaia di famiglie, che sono isolati dalla prossimità del paese, della città che si trova a due passi. Quindi non lo possiamo consentire ed è già grave il fatto che sia passato tanto tempo e ancora questo problema non è stato assolutamente nemmeno affrontato. Quindi noi ci rimettiamo alla loro, diciamo, al loro ruolo istituzionale e al tempo stesso raccoglieremo queste firme online per fare sentire i giusti diritti e le giuste prerogative dei cittadini della zona. Siamo nel popoloso quartiere di via Monsignor Ficarra con tutte le traverse. C'è un problema che avete notato, che vi è stato segnalato, e oggi siamo qui anche per sollecitare gli organi competenti a fare qualcosa. Sì, raccogliamo l'ennesima segnalazione da parte dei residenti di questo quartiere. Ci troviamo, come dicevi bene, qua alla fine di via Monsignor Ficarra, uscita Naro. E abbiamo raccolto Dino Fazio in particolar modo, che è il coordinatore del comitato Acqua Nuova, comitato di quartiere Acqua Nuova, ha raccolto le lamentele del residente appunto per segnalare un problema annoso, nel senso che andando a piedi verso la via Monsignor Ficarra, per capirci, verso la chiesa Sacra Famiglia, abbiamo la strada che è completamente sprovveduta di marciapiede. Cosicché capite bene che soprattutto la sera, anche se c'è l'illuminazione, però diciamo è un percorso ad altissimo rischio per i pedoni. Anche questa volta chiediamo all'amministrazione di
sottoponiamo questo problema all'amministrazione per cercare di trovare una soluzione a questo problema, perché capite bene che qua il quartiere è abbastanza popoloso, tra l'altro con le scuole qua vicine, i bambini che andranno a scuola, speriamo a settembre, perciò il problema sarà ancora più grave appena inizierà la scuola. Noi cerchiamo di attenzionare come il Comitato Civico Spontaneo Acqua Nuova questo problema, in quanto stiamo realizzando una petizione di firme online, a breve lo manderemo in tutti i social, in modo che ogni singolo cittadino possa partecipare a questa petizione. La raccolta di queste firme ovviamente poi andrà al Sua Eccellenza il Prefetto per attenzionare questo grande problema per questi abitanti di questa zona, e al direttore dell'ANAS Regione Sicilia, perché la 410 come competenza appartiene all'ANAS, e per conoscenza anche al comune di Canicattì, pur essendo la strada stradale ma è all'interno del comune. Se succede qualcosa a qualche cittadino di questa zona, chi ne paga le conseguenze poi è il comune di Canicattì. Quindi noi ci siamo riuniti all'inizio di questo comitato e subito gli abitanti di questa zona avevano attenzionato questo problema. Noi per conoscenza il 22 di ottobre del 2019 abbiamo protocollato al comune di Canicattì questo grave problema, indirizzando la lettera sia che al comune che al comandante dei vigili urbani. Ovviamente in questi giorni mi hanno chiamato gli abitanti di questa zona di nuovo, attenzionando che le erbacce che ci sono danno scarsa visibilità se nell'eventualità qualche pedone percorre questa strada, rischiando di essere messo sotto da qualche macchina. Ovviamente mi facevano pure attenzionare che chi viene da Naro ovviamente arriva con una velocità elevata. Essendo un luogo abitato, non ci sono segnali che possono indicare chi viene da Naro che questo è un centro abitato, e quindi mi suggerivano di mettere delle bande rumorose o dei segnali per dire che questo è un centro abitato, almeno questo se è possibile, e questo è l'obiettivo che ci stiamo prefissando. Lei abita in questa zona, intanto ecco, la necessità di avere un marciapiede con un passaggio pedonale è la cosa più impellente, importante, forse potrebbe essere realizzata in tempi brevi, la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Senz'altro, cioè io abito innanzitutto in questa zona, abito proprio qui dietro, quindi da quando mi sono trasferito ho notato proprio la mancanza di un marciapiede. Al di là delle persone adulte che, bene o male, facendo attenzione, insomma, ma rischiando letteralmente la pelle, possono arrivare anche a piedi, diciamo, verso il centro, si tratta di una sicurezza anche dei bambini, perché si sa, i bambini vanno in bici, vanno correndo. Qui è una strada che, pur ormai facendo parte del comune, in un certo senso è ancora una provinciale. Quindi, di competenza della provincia, quindi passano camion, passano autobus, automobili, e si tiene una velocità anche abbastanza elevata, quindi il rischio per tutti è notevole. Quindi avere un marciapiedi o una strada comunque viabile sarebbe una manna dal cielo per chi abita in questa zona. Ecco, abbiamo visto questo inverno, hanno fatto dei lavori, chiudendo questa strada siamo isolati dal mondo in questo quartiere. Esattamente, tra l'altro qui esiste un viottolo proprio dietro casa mia che è in terra battuta, si può a piedi o anche con dei mezzi raggiungere anche la zona centrale, diciamo più centrale del paese, però rimane sempre una zona abbandonata, cioè faccio un esempio stupido, basta prendere Google Maps, si vede quest'isola in mezzo al deserto, è un quartiere completamente staccato, abbandonato oserei dire, dal paese. Il motivo non lo so, è evidente che non lo posso sapere io, lo devono sapere gli amministratori o chi per loro, però se noi siamo canicattinesi, se paghiamo le tasse in questo comune, se facciamo parte di questa collettività, anche un minimo di servizi lo vorremmo anche noi. Credo che chi abbia costruito casa qua, tra l'altro nel rispetto della legge, abbia pure pagato gli oneri di urbanizzazione, che non c'è.